Mister, oggi brutto in Veruno, sconfitto dallo Stresa per 2-1. Prestazione simile a quella di 2 domeniche fa contro la Prodonero, solo che l'altra volta siamo riusciti a ribaltarla, ma stavolta non ce l'abbiamo fatta. Sì, valutazione giusta, una prestazione ancora con tantissimi errori tecnici, veramente abbiamo fatto un mare di errori tecnici e poi quando trovi squadre chiuse, che ovviamente vengono qui, si difendono, ormai anche gli avversari ci conoscono, diventa difficile, dobbiamo diventare più precisi sotto porta nella rifinitura, nel passaggio importante, dove oggi non siamo stati molto precisi, quindi un po' come abbiamo sbagliato il Prodolino, siamo stati lì molto bravi, anche fortunati a riprendere la partita, oggi siamo stati meno bravi e meno fortunati, quindi portiamo a casa 0 punti, è chiaro che è una sconfitta che a 4 partite alla fine oggi fa male. Come mai questi approcci alla gara forse non... Ma io penso che in tutte le partite l'approccio è stato abbastanza positivo, giocando a pallone. È chiaro che non puoi pensare ad andare sempre sotto, però sono situazioni su un calcio d'angolo anche oggi, quindi non parlerei di approccio, perché penso che la squadra non ha mai sottovalutato la partita, ha già sempre messo l'attenzione giusta. È chiaro che tutte le volte che se poi ti capita sempre di andare sotto, diventa poi difficile contro qualsiasi tipo di avversario, diventa difficile poi andare a riprenderla. Domenica prossima si spera in un riscatto a Borgaro Ma ne abbiamo contro bisogno. un'altra squadra che cerca disperatamente punti per la Ma salvezza. non penso che questo sia di riscatto, penso che sia giusto. Siamo lì, siamo trovati in questa posizione, magari sopra ogni più rosea aspettativa. Siamo ancora oggi, siamo penso, anzi, sicuramente vedendo i risultati degli avversari nei playoff, e dobbiamo cercare di entrarci a tutti i costi. È chiaro che bisogna migliorare tanti, tanti aspetti, dal punto di vista sia tecnico che anche dell'atteggiamento e della qualità della prestazione. Però non parlerei di atteggiamento. Siamo nei playoff, ci siamo, non ci sperava nessuno all'inizio della stagione, ora ci siamo e dobbiamo battagliare su ogni campo per riuscire con qualsiasi arma a centrare quello che è diventato oggi l'obiettivo, che non era obiettivamente quello che ci eravamo prefissati all'inizio stagione.